Ci scrive Luis, ciao Pino, sebbene sia lodevole il tuo progetto Rainbow Belize, lascia che ti dica che la testimonial Caterina Vetro, quando è venuta da te, mi ha negativamente impressionato. Il suo look trasandato e il suo linguaggio scurrile non rendono onore all'iniziativa benefica. Dovreste imparare da chi ha più esperienza di voi, come ad esempio Mediafriend, che usa come testimonia gente elegante come Federica Panicucci e l'onorevole Santanchè. La vostra strada verso la civilizzazione è ancora lunga e impervia. In bocca al lupo, ne avete bisogno, Luigi da Bassano. Luigi, visto che hai detto le cose in modo gentile, non ti mando a fare il culo. Ti dico solo una cosa, ti dovresti vergognare. Ti dovresti solo vergognare di dire queste cose di Caterina. Caterina, mentre tu te ne stai davanti al televisore, a Cattone, Caterina in questo momento è in Cambogia, in mezzo alla foresta, con i bambini a insegnare gratis, hai capito? In mezzo alla sporcizia, per dare una mano a questi bambini. Ti dovresti solo vergognare. Secondo te, una che mette dei jeans invece di mettere il tailleur, hai capito? E poi per la storia di Mediafriend, se tu vai sul nostro sito e di Rainbow Belize, c'è spiegato ogni centesimo che è stato donato e come è stato speso. L'ultima raccolta che ha fatto Mediafriend, che è di Mediaset, 3 milioni di euro. Vai a vedere sul sito se ti dici dove cazzo sono finiti quei soldi. Tu probabilmente hai bisogno di vedere puttane fazze come Giuda che ti prendono per il culo. Svegliati Luigi, Tower e Fernud. Pudetti.